importantissimo capitale umano che è messo in campo, soprattutto dai dottorandi, dai dottori di ricerca, cioè da quegli studenti, diciamo così, che in realtà sono già laureati, sono già architetti, ma che avendo frequentato un dottorato di ricerca, in particolare il dottorato di ricerca in architettura, teoria e progetto, stanno lavorando, raggiungendo il loro terzo livello di laurea, il terzo e più alto lavoro di formazione, per il quale è necessario cimentarsi in sperimentazioni progettuali complesse, con una forte, come nel caso di tempo, connotazione urbana. Ecco, è questo ruolo che mi piace sottolineare. Da una parte il ruolo terzo dell'università, che ne fa un interlocutore innaturale, soprattutto in una fase di definizione di giudizio di tutto ciò che è la struttura pubblica. Dall'altra, questo capitale che l'università può mettere in gioco, che nessuno nello stesso modo, nella stessa misura, può disporre o può, ripeto, mettere in campo. Del resto, il lavoro che l'illustrazione del Master Plan presenterà, un lavoro che un semplice sguardo alle tavole che qui sono esposte mostra essere profondamente analitico, quindi significa che la città di Viterbo è stata studiata, analizzata, percorsa, divisezionata, sfogliata, come dirò tra un momento, attraverso quelle diverse piante, in maniera attenta, in maniera puntuale, proprio dal gruppo di persone che prima ho ricordato e a cui va, lasciatemelo dire, come è capitato di fare in molte altre circostanze dello stesso genere, tutto il ringraziamento e, per certi versi, la riconoscenza del dipartimento. Ecco, c'è un punto sul quale mi piace tornare ed è il rapporto che il Comitato Scientifico, che questa mattina ha svolto una serie di relazioni di settore che costituiscono, costituiranno parte integrante del lavoro che verrà poi, quando concluso, consegnato all'amministrazione. Dicevo, il lavoro che il Comitato Scientifico, ulteriore polo insieme al gruppo dei docenti, dei dottori e dei dottorandi di questo lavoro, ha messo in gioco, considerando che nel comitato scientifico fanno parte studiosi di discipline diverse che hanno opportunamente integrato gli studi disciplinari che il Dipartimento ha sviluppato. Ecco, c'è una cosa di cui piace parlare, e cioè il master plan, cioè questi disegni, al di là del nome, veramente misterioso, anglofono, in realtà il master plan mette in gioco un sistema di azioni da fare sulla città, cioè non è un disegno. Normalmente gli architetti, ma questa è una cosa ormai per certi versi superata dagli sviluppi non solo della disciplina ma anche della società, mettevano in campo disegni, e chi guarda i disegni di architettura è abituato a vedere i disegni come una prefigurazione di un fatto compiuto, disegnato, concluso, pronto per essere realizzato. Il master plan non è esattamente così. Il master plan individua una serie di, un sistema, forse direi meglio, di azioni che devono essere, una volta accolte naturalmente e discusse, dispiegate sulla città. Dispiegare azioni significa avere interazioni che a loro volta correggono, precisano il master plan. È una sorta di elaborato in progress che mano a mano che viene verificato, attuato, corretto, perché così certamente sarà, trova una sua maggiore e sempre più aderente corrispondenza alla realtà che sta indagando. Dico questo perché naturalmente questa che noi oggi costruiamo, che noi oggi concludiamo, è quello che si può concludere nel quadro generale che abbiamo scritto, è una fase del lavoro. Tant'è vero che già in programma
una fase successiva di questo lavoro che è programmata per la prima settimana di ottobre, che consisterà in un workshop che si svolgerà qui a Viterbo, cioè in un progetto intenso, veloce e estremamente mirato su cinque temi che saranno scelti da quelli paradigmatici presenti nella prima stesura del master plan, in maniera tale che possa esserci una prima verifica entrando nel merito di alcune aree, di alcuni temi particolari. Ecco, con Carpenzano che sta organizzando questa prossima puntata, diciamo, del nostro rapporto con l'amministrazione, stiamo cercando di portare qui a Viterbo personaggi importanti del mondo dell'architettura, anche perché non devo raccontarlo io, Viterbo è una città la cui struttura urbana è ben nota anche fuori dall'Italia, soprattutto in Europa, molti nostri colleghi sono intimamente interessati a conoscere queste realtà, che per loro sono realtà di studio e di apprendimento, oltre che di conoscenza. Ecco, in questo workshop, che vedrà coinvolti i laureati e laureandi della Facoltà di Architettura, guidati dai tutor che stanno lavorando in questo momento al Master Plan, ecco, io credo che in questo workshop ci saranno e saranno affidate alle amministrazioni ulteriori sondaggi progettuali. Però tutto questo, ecco, tutto questo io credo, e ne parlo guardando l'assessore, ecco, tutto questo è l'inizio di un processo. Io non è detto che questo processo debba essere continuato con lo stesso interlocutore. Certo è un processo che vede come protagonista, come attore dell'amministrazione. Ecco, ma il suggerimento, la raccomandazione, se mi permettete, di considerare sempre il master plan come un sistema di azioni e quindi non come un disegno, quindi come un sistema su cui bisogna tornare, che bisogna verificare, che bisogna approfondire, ecco, questo io credo debba essere il punto di partenza di un programma a medio termine di cui l'amministrazione è opportuno che si faccia carico. E quindi grazie a Orazio Carpenzano, grazie a Manuela Gaetano e grazie a dimostrazione di quello che ho appena detto ai cinque dottori e dottorandi che adesso illustreranno ciascuno uno dei temi, uno dei lei che ormai si usa dire parafrasando il linguaggio dei sistemi di CAD, quindi ciascuno degli strati in cui le strategie per la città di Viterbo nell'immediato futuro sono state, come dicevo prima, selezionati, sfogliati in maniera che ciascuno appaia con chiarezza e con evidenza della complessità della stratificazione urbana. Bene, grazie a tutti, restituisco la parola al nostro coordinatore, quello che fa il master di festa. Grazie. Parleremo del merito di questo master plan.
ricordare, per quelli che non ci fossero stati stamattina, che noi abbiamo avuto una serie di relazioni fatte da alcuni membri del comitato scientifico che servivano da un lato come apri vista dal punto di vista tematico e dall'altro diciamo come degli indicatori su quello che era lo stato dell'arte dei diversi punti di vista sulla città, sia in termini di buone pratiche, come si usa dire oggi, che sono sotto gli occhi di tutti, di tutte quelle città che cercano di investire sul proprio patrimonio per rilanciarlo, sia anche in termini di criticità, che sono presenti in realtà complesse. Lavorare sulla città è il mestiere più bello in assoluto e più affascinante in assoluto, ma anche naturalmente più difficile. Perché sappiamo che nuove, diciamo, questioni che in qualche caso toccano interessi delicati, gli attori sono tanti, ogni attore vuole avere la sua parte in commedia e la vuole avere naturalmente facendole capitare ai suoi interessi una buona parte del portato di un progetto, e quindi cercare il punto di equilibrio in queste cose è sempre molto difficile. Per fortuna noi non presentiamo all'amministrazione un piano regolatore generale, né tantomeno un piano particolareggiato sul centro storico. Questo non vuol dire che un master plan è depotenziato di tutta una serie di indicazioni che invece offre la città, anche se queste poi, come dirà Manuela più tardi, fanno parte di un quadro di regole un po' anomalo. Allora, il master plan della città storica di Viterbo su che cosa punta? Punta su un duplice ruolo: l'armatura culturale del territorio, ripeto, l'armatura culturale del territorio, che è poderosa, perché matrice dell'identità di questo luogo. Noi abbiamo cominciato questo progetto con un sondaggio, ma naturalmente un sondaggio nel quale era sotteso un concept, cioè Viterbo col cuore della Tuscia. Sembra una banalità, ma non è una banalità, perché disegnare un luogo che diventa, chiamiamolo così, il capoluogo di un territorio così complesso, così importante, così ricco, significa assumersi anche delle responsabilità importanti di quello che si dice. Dall'altra parte, Viterbo, vettore strategico dello sviluppo locale e territoriale. Quindi noi vediamo, ecco, questa è una cosa molto importante da dire, l'intero territorio come un grande sistema culturale, e naturalmente esito di processi stratificati nel tempo, è inutile che io adesso ripeta tutto quello che è ovvio, ma soprattutto luogo nel quale è possibile intrecciare delle opportunità creative. E non uso la parola in senso generico, la uso in senso specifico. Queste opportunità creative devono muovere nuove interpretazioni. Stamattina l'abbiamo sentito molto bene da Mattioli. E quindi interventi e azioni compatibili da un lato, e poi vedremo bene che cosa significa la parola compatibile, e diciamo valenze economiche che la storia e la cultura possono mettere sul tavolo della competizione. La competizione è un dato importante, non bisogna sottovalutarlo, soprattutto quando si parla in termini di ricezione, ricettività, di turismo, di cultura.
affrontato il tema della pianificazione di una città così importante come quella di Lincoln, come Viterbo? E la pianificazione di questo patrimonio culturale, e insisto sul patrimonio culturale, viene stata interpretata, affrontata non più come un settore, come un semplice attributo qualitativo dello sviluppo, ma come matrice culturale genetica di tutte le sostenibilità del suo futuro. Cioè, l'idea, in poche parole, è che noi vogliamo ricordare il futuro. Usando uno simbolo che era molto caro, ed è molto caro, poi la scomparsa Valentina Zagra, vogliamo ricordare il futuro. L'altra questione, molto importante, è la sono il tema delle sostenibilità di questo futuro. In primis c'è la sostenibilità sociale. Noi dobbiamo cercare di arginare lo spopolamento di strutture urbane così importanti, perché questo determina la più grande crisi, cioè lo spreco più grande che si può fare alla città è abbandonarla, cioè desertificarla. La città ha bisogno della vita, perché come diceva il grande Luis Campi, la città è il luogo dove un bambino, guardando una vetrina, può capire quello che farà da grande. Quindi la prima cosa è questa. Sostenibilità gestionale ed economica vuol dire che i privati che hanno i grandi palazzi devono poterli sostenere contribuendo al decoro, all'ornato, alla bellezza della città, facendo la loro parte, ma la collettività gli deve dare una mano. Perché certe volte anche quello è un onere, dice, ma lui abita nel grande palazzo. Sì, ma certe volte è un onere. E molti di questi signori che abitano in questi grandi palazzi non ce la fanno più, perché sono cambiati i tempi, perché per riscaldarli, per illuminarli, per poterli vivere adeguatamente hanno bisogno di tanti soldi. Allora gli si chiede di poterli continuare a vivere in altre forme, gli si dà una mano, la bellezza rimane, rimane una bellezza attiva, la collettività se ne fa un po' carico e la collettività in cambio ne riceve qualcosa. Così come anche quelli che abitano in dimore semplici hanno bisogno che le loro abitazioni acquistino quel gradiente di welfare che in altri ambiti è possibile avere in periferia, cioè case dove è possibile installare gli ascensori, case dove è possibile, questo non vuol dire spregiare, lo dico fino all'esaurimento, non vuol dire spregiare l'antico, perché oggi le tecnologie ci aiutano. Ci sono stati grandi professori, miei colleghi che ormai non ci sono più, all'interno della Sapienza che hanno addirittura lavorato per inventare chiavi di volta antisismici che potessero essere compatibili con le materie dei centri storici, senza sostituire solari a regola di convento, era possibile anche iniettare in quelle strutture armature che le tenessero in piedi e farle resistere ai crolli, ai terremoti, evitando il rischio della popolazione. Tutto questo si deve fare. Non si può pensare di congelare le cose. L'atto trasformativo è importante, la città ne deve essere consapevole. Ogni trasformazione impone un progetto, perché se no la trasformazione diventa improvvisazione e quindi significa scempio. E il progetto ha questo nobile compito di aiutare la città a continuare a vivere nei modi, nelle forme
che devono anche incontrare le attese estetiche del contemporaneo, perché noi non usciamo di casa e prendiamo la carrozza, è chiaro? Non è che ci incontriamo nei salotti e facciamo il minuetto. Quindi le abitudini cambiano, i sistemi igienici cambiano, cambia di conseguenza anche tutto l'apparato che regola i comportamenti, quello che oggi si chiama mobiligence, cioè l'intelligenza del muoversi nello spazio, a cui dobbiamo abituare la società storica a coesistere, perché se no, altrimenti questo patrimonio noi lo prendiamo e lo cestiniamo, oppure peggio ancora lo imbalsamiamo e poi lo facciamo diventare kitsch, cioè lo guardiamo solo per l'effetto che può produrre, ma la vita non è fatta di effetti, è fatta di cose concrete. Quindi questo è l'altro dato importante. E quindi il master plan propone, come diceva Piero Rossi prima, alcuni obiettivi e azioni attraverso cui di fatto innescare una sorta di inversione della tradizionale pianificazione territoriale in un progetto culturale del territorio. Perché sono d'accordo con quello che diceva Antonio stamattina e tutti i nostri colleghi, noi per fare questo dobbiamo un po' cambiare mentalità. Questa è una nuova generazione di piani, quello a cui il master plan è iscrivibile, se uno lo volesse chiamare piano per semplificare, che ha bisogno anche di una piccola rivoluzione culturale. Noi siamo disposti, assessore, di condividerlo con tutti i cittadini, perché questo deve essere il piano della città, non può essere il piano della Pezzano che arriva dalla Sapienza e poi fa calare dall'alto la prima iscrizione. Noi siamo degli analisti urbani e dei progettisti e affrontiamo la città con la scienza, con le scienze della città. Quindi nella lettura, chiamiamola così, nell'analisi e nella diagnostica dobbiamo essere precisi, se poi vogliamo che l'intervento sia mirato. Ma l'intervento, il paziente deve sapere quello che ti aspetta, non è che adesso anche il più bravo chirurgo sa di dover accettare il suo consenso. Dopodiché l'intervento però lo fa il chirurgo, non lo fa il paziente, perché c'è anche l'equivoco nelle popolazioni, in questa malaugurata e malintesa partecipazione al progetto, che le chiese le fanno i preti, gli ospedali le fanno i medici e le scuole le fanno i presidi delle scuole. No, sarebbe un disastro. Ognuno deve prendersi la sua responsabilità. L'atto di condivisione è un atto che ha a che fare con il programma, con la spesa che mi devo accollare, naturalmente, e con la consapevolezza delle conseguenze di tutto ciò. Noi abbiamo tutti gli strumenti per prefigurare ogni cosa. Gli effetti di quello che faremo non sono tutti computabili, ma lo sappiamo che in gran parte è possibile prevedere. I cittadini che vogliono partecipare, si vogliono impegnare in questa partecipazione, lo devono fare concretamente e con coscienza, sapendo che però se si va dal medico ci si affida al medico, non è che poi il medico ti dà la cura e tu ti torni a casa e fai quello che ti pare, perché così non funziona. Questa è una cosa che volevo chiarire, perché su questa storia della partecipazione ci sono dei malintesi, il cosiddetto bottom up. C'è un malinteso pazzesco che certe volte rovina la sinergia, se volete anche la simbiosi nel lavoro tra, diciamo, esperti e destinatari. Le opzioni che il master plan propone confluiscono tutte nell'attribuire un valore strategico alla qualità urbana e architettonica di Viterbo e alle identità culturali dei contesti locali con cui fare sistema.
nel leggere come risorse da riconoscere, perché in parte queste risorse non sono neanche riconosciute, risorse da interpretare, questo è il dato più difficile, che naturalmente ogni progetto deve fare, perché il progetto ha l'obbligo di interpretare. Naturalmente conservare, ça va sans dire, come dicono i francesi, e poi incrementare, includere e soprattutto comunicare. E non finirò mai di dire questa parola, è una delle mie fissazioni. Chi mi conosce lo sa. Penso che le persone che aspettano un aereo che è in ritardo di 2 ore, è bene che sappiano perché è in ritardo, anziché non dire niente e lasciare la presa. Perché in quel momento quella presa diventa, diciamo, qualitativamente migliore. Si conosce la ragione. Non si può continuare ad essere reticenti su alcune cose, perché sennò la gente, le persone, i popoli dei territori, che sono l'ingrediente fondamentale, non riusciamo a farli intervenire. Perché poi dobbiamo dire pure una cosa: ogni architetto, ogni urbanista non può, non deve avere la pretesa di cambiare il mondo. Contribuire a orientarlo, ma deve liberare anche dei comportamenti che in maniera interattiva raccolgano e addirittura migliorino, perché possono addirittura suggerire delle soluzioni a quello che si è previsto. Questa, per dare questo spazio di libertà, c'è bisogno di comunicazione, quindi c'è bisogno, ancora qui, di un altro investimento, perché è più difficile organizzare la comunicazione che imporre il disegno e basta. Io non te lo spiego, il disegno parla da sé, non è vero. Le persone hanno bisogno di capire la poesia, ma qualcuno gliela deve anche cominciare a spiegare. E non è degradante spiegare delle cose difficili, non è che perché qualcuno può pensare, qualche intellettuale può pensare che spiegare una cosa complessa significa banalizzarla. Molto spesso in questo procedimento di semplificazione, di chiarificazione, addirittura la complessità ne acquista in termini di valenza del messaggio. Quindi il rapporto interattivo, le opzioni che un lavoro del genere apre nei confronti dei cittadini sono di estremo interesse se sono comunicate. E noi cercheremo di comunicare al meglio possibile. Queste tavole rimarranno all'amministrazione, gireranno prima del workshop, che sono il preludio dei progetti che faremo ad ottobre, ma già qui c'è scritto il programma, cioè quello che il master plan indica alla città. Ti sta dicendo: queste sono le strade che secondo me devi intraprendere se vuoi attivare un processo virtuoso di trasformazione. Noi crediamo, come dire, nel valore anche semiotico, uso una parola apparentemente difficile, nel valore semiotico del patrimonio culturale di Viterbo, cioè a tutte quelle relazioni di significazione che lo definiscono. Perché poi Viterbo è una realtà nella realtà, è incredibile. Io mi sono molto innamorato della ciglia viterbese, ma nel senso che mi dicono che i viterbesi sono disincantati, hanno un atteggiamento un po' cinico, un po' crudele, sono delle persone che si muovono poco, pensano al particello e non mettono. Io credo che questo sono vizi, come dire, pubblici virtù, diciamo, che qualcuno legge come vizi, perché appartengono alla collettività di tutti i popoli. Le persone per muoversi e mettersi in cammino hanno bisogno di essere convinte, certamente. Quindi la colpa non è di chi non si muove, la colpa è di chi non riesce a pescare il meccanismo motore, come dire, che spinge al movimento. E noi speriamo di poterlo fare. Certo, il lavoro è duro, ci vuole molta roba, e forse un rapporto così limitato nel tempo, nello spazio, però questa relazione con l'università serve comunque come molinello.
muovere le acque, poi chi verrà vedrà. E per quello che riguarda lo studio che oggi mi sarà illustrato più analiticamente, quindi io mi mantengo alle linee generali del piano, vi volevo semplicemente dire che noi abbiamo, come potrete vedere dalle tavole, individuato nella città, alcuni temi del centro città che ci interessa mettere in evidenza, che secondo noi sono i temi strategici. Il primo, abbiamo detto, Viterbo, cuore della Tuscia. E il primo grande tema riguarda i paesaggi della città. I paesaggi della città è un tema per noi affascinante perché noi sappiamo che Viterbo si apre, essendo un cuore, anche come forma, a un territorio in senso radiale. Dicevo non radiale, non radiocentrico, radiale. E questo irraggiamento della città verso diversi paesaggi è stato foriero della nostra analisi di alcune intuizioni, cioè trovare sistemi che verranno espressi molto dettagliatamente che possono legare la città a questi tre grandi paesaggi, implementarne la relazione e qualificarne, come dire, anche il cosiddetto sistema escursionistico che dalla città può partire verso questi paesaggi e ritornare indietro. Come si può dire, le azioni di progetto riguardano limitati ridisegni di piccole interconnessioni che per noi sono veramente importanti e soprattutto anche qui un grande progetto di comunicazione che manca. Nella relazione tra il centro e i cittadini manca non solo nella realtà locale, ma manca anche nel web, nella rete, una relazione di questo tipo che è fondamentale per poter scrivere un progetto che riguarda per esempio Viterbo e il paesaggio dei Calabri, Viterbo e il paesaggio dei Cimini. Vanno scritte delle traiettorie, vanno segnalate queste traiettorie perché all'interno del territorio è impossibile, lo abbiamo verificato, recuperare dei capi saldi ai quali ancorare questa traiettoria. Questo è il primo dato. Viterbo è il paesaggio naturale intorno, straordinario. Secondo dato, abbiamo chiamato la città paesaggio perché la città è infiltrata dalla valle Faula, da una componente ambientale poderosa. Nessun centro storico in Italia ha questa componente ambientale così forte, che tra l'altro non solo si insinua nella città, ma riesce anche a risalire lo sperone più alto del terrazzo fluviale, concretizzandosi poi in quello che era i giardini papali, adesso un parco che è completamente inaccessibile, completamente abbandonato perché ha bisogno di risorse e potrebbe diventare uno degli ambienti botanici, vista anche la presenza dell'Università della Tuscia, più importanti del circondario, perché abbiamo visto cose mirabili anche di quello che hanno fatto le piante vagabonde che hanno ricolonizzato questo luogo che in questo momento non ha ordine e non ha neanche un orientamento. E la città paesaggio, le strategie di questo progetto proprio intendono rilanciare anche il ruolo del verde come elemento rigenerativo della città storica. Normalmente il verde viene considerato un elemento che sta fuori. Viterbo ci ha avuto questa cosa interessante, cioè nel Medioevo, signori, scusate se ne... ma bisognava difendersi dalla terrifica natura, era proprio l'opposto di quello che si fa adesso, che si va nella natura per difendersi dalla terrifica città.
perché nel Medioevo la natura era il luogo di ladroni, era il luogo dell'assenza dello Stato di diritto. E in città ci si sentiva sicuri, perché in città si era protetti. Viterbo è riuscita a far entrare un pezzo di natura in città, un pezzo del suo bosco primigenio in città. Cosa straordinaria! Questa infiltrazione non solo va mantenuta, ma va potenziata, anche perché non è solo veicolo del passaggio delle piante e degli animali, quindi un veicolo, come dire, ecosistemico, ma diventa anche l'elemento attraverso il quale il centro respira la periferia, così dette la periferia per respirare il centro. È un luogo di interfaccia straordinario sul quale anche lì va fatto un progetto. Il terzo tema, noi l'abbiamo chiamato la città delle case, e su quello ho già detto prima e non insisto, guardiamo alle case. Quando pensiamo alle case, pensiamo soprattutto a chi le abita. E noi abbiamo visto che Viterbo è una città che è piena di pori. I pori di questa città storica sono vuoti che in alcuni casi attendono o di essere rigenerati, oppure attendono una soluzione dal punto di vista tecnico, impiantistica e igienica che possa stimolare un intervento in ciò che è stato abbandonato. Attenzione, quando parliamo di vuoti, in questo caso parliamo di ciò che qualcuno ha teorizzato come terzo paesaggio, cioè luoghi dove ci sono crolli, dove la natura sta ricrescendo, dove ci sono incurie, abbandoni, e nel corpo, tra le pieghe del corpo di una città storica, questi sono elementi che bisogna sanare, perché se no portano altre malattie, perché la malattia dell'abbandono è contagiosa. Allora, quelli sono luoghi come se fossero i buchi che le termiti fanno nei mobili. Noi dobbiamo ripulirli, stuccarli, riempirli e rinfrescarli. Per fare questo, naturalmente, noi abbiamo, ragioniamo in termini complicati. Anche qui, come diceva il professor Rossi, abbiamo fatto un lavoro analitico, cercando di rintracciare i macropori del centro storico, dove un recupero, quello che noi chiamiamo oggi infill, cioè il nuovo che si insinua tra l'antico con la sensibilità opportuna, il che non significa mimetico, ma sensibilità opportuna, può rigenerare il tessuto, quindi innescare meccanismi virtuosi anche di, come dire, modernizzazione del passaggio. In questo, come dire, quadro di sviluppo, la rete dei servizi che è legata alla residenza diventa fondamentale, perché molti di questi infill o di queste azioni di recupero, abbiamo visto, possono servire anche per introdurre delle funzioni rigeneratrici che devono andare incontro ad alcune esigenze, in parte, diciamo, degli abitanti del centro storico, del centro città, e in parte naturalmente degli user del centro città, che naturalmente condividono alcune istanze con chi di questo uso ne fa commercio. Non dobbiamo mica scandalizzarci del fatto che una città, per essere viva, ha bisogno di avere negozi, di vendere i suoi prodotti, di ristabilire un legame significativo con il suo artigianato, con quello che dicevo prima, l'impronta genetica della sua cultura enogastronomica, pittorico-figurativa, plastica, tutto quello che viene in mente. La città delle case noi l'abbiamo anche fatta seguire da un quarto tema che abbiamo chiamato la città che si racconta, perché Viterbo ha bisogno di comunicare all'esterno quello che è, deve tirare fuori i suoi gioielli di famiglia, li deve offrire a uno sguardo
che sia capace di catturare i diversi tempi della percezione, quelli che devono mordere e fuggire, ma anche quelli che vogliono stare più a lungo, se lo vogliono godere di più e vogliono venire di cercare dentro questa città, ma per fare fermare le persone bisogna incuriosirle. E come si può incuriosire senza narrazione? La città deve trovare il modo di narrare se stessa, di raccontarsi nel pieno, nel concreto delle sue potenzialità culturali. Se no non ce la fa. Non possiamo pensare alla signora di stamattina, di nuovo, qui ci vuole, che ce lo diciamo da soli che abbiamo una grande nobiltà dentro le nostre cassavanti. Dobbiamo tirarla fuori questa biancheria, dobbiamo farla vedere e dobbiamo trovare il modo di farla apprezzare senza ostentarla, perché anche qui c'è un lavoro di marketing, non è il mio lavoro, ma in cui la curiosità verso i turisti è stimolata solo se accompagnata anche da un certo understatement. Non deve essere ostentata, non deve essere vulgarizzata la cultura della città, ma bisogna trovare il modo di narrarla. Quindi tutto quello che noi abbiamo messo nelle tavole della città che si racconta comprende i grandi pittori, i grandi scultori, i grandi intellettuali di questa città, comprende anche la filmografia di questa città, comprende anche la letteratura aulica, la poesia, la prosa, la letteratura minore che si è occupata della città di Viterbo. Questo bisogna metterlo in campo. Esiste anche, ho scoperto ultimamente, un libro sulla toponomastica che ci dice molte cose sui nomi che la città viterbese ha dato ai suoi luoghi, perché quelle ci hanno dietro delle storie. Queste storie bisogna vivere insieme e cercare di farle rivivere. Se no, non andiamo da nessuna parte. Cioè, qui è proprio importante ricordare la parola, ricordare il futuro. Cioè, questa narrazione la dobbiamo mettere in piedi, soprattutto per i più piccoli. Quindi va fatto anche un'azione importante nelle scuole. E va fatto un'azione importante, naturalmente, nelle categorie che si occupano del turismo culturale e di città medio grandi e medio piccole italiane. Poi abbiamo fatto anche un altro elaborato di indirizzo che si chiama la città intelligente. Io mi scuso, ma ci vuole tempo per dire un po' di cosa c'è. La città intelligente non è solo la smart city, che oggi va molto di moda, cioè una città in cui è possibile introdurre dispositivi per cablare alcuni passaggi, come dire, osmotici tra il virtuale e il reale. Non è quello, non è solo quello. Per noi la città intelligente è una città che riesce a fare sistema delle risorse che ha e a introdurre piccoli servizi. Stamattina facevo riferimento anche ai bagni pubblici, che sono fondamentali, normalmente vengono disprezzati. Io poi non solo perché nelle città i bagni pubblici diventano un altro elemento di arredo, si possono trovare soluzioni integrate, ma è molto importante se noi vogliamo che gli anziani signori di un centro storico siano fuori il più possibile durante l'era del giorno. Noi non possiamo fidare al servizio igienico solo al bar, che tra l'altro delle volte i turisti scambiano anche con un luogo dove fare il servizio e andarsene. Non è così. Dobbiamo cercare di, perché una città, la dignità di una città risiede nella pulizia naturalmente, ma anche nel servizio pubblico che riesce a garantire per, come dire, anche qui salvaguardare, direi, tutelare la dignità dei cittadini. Non possiamo lamentarci delle persone che urinano fuori se non abbiamo predisposto. Poi dopo la multa la possiamo fare quando abbiamo deciso che abbiamo anche messo il cestino, abbiamo buttato fuori la carta, ti multo, ma se il cestino non c'è, insomma, ecco. Allora, questo è un altro dato. La città intelligente significa che le giovani generazioni possono trovare delle aree di wifi libero all'interno della città, che è possibile per gli studenti che circolano all'interno della città, per degli spazi
dove leggere H24, o organizzarsi i tempi dello stare all'interno del centro storico in modo da non disturbare e naturalmente seguendo alcune regole. Stamattina un signore, un architetto in San Pellegrino, faceva notare quello che naturalmente in tutti i centri storici avviene, cioè una sorta di contraddizione nel trovare un punto di equilibrio tra quella che è la movida che noi vogliamo all'interno dei centri e in un certo modo anche, come dire, la dignità, la pace, la serenità di alcuni luoghi di grande pregio, per i quali bisognerebbe avere, come dire, lo stesso rispetto che si ha quando si entra in una chiesa. Però per agevolare questo tipo di comportamenti, di nuovo il progetto deve predisporre alcuni dispositivi spaziali che poi sono in grado di orientare dei comportamenti. È evidente che quando io entro in una chiesa, la prima cosa che voglio fare è abbassare la voce. Non mi comporto come nell'atrio di una stazione. È lo spazio che me lo suggerisce, non so come dire, il modo in cui lo spazio è architettato che me lo suggerisce. Ecco, gli spazi che mancano di questa informazione sono degli spazi che hanno fallito il loro obiettivo. Comunicazione. L'ultimo, e non ultimo, no, ancora ce ne sono due. Un altro tema che abbiamo affrontato è quello che ho detto, dal disuso al riuso. C'è un problema che riguarda lo spreco. Lo spreco e l'abbandono vanno di pari passo, perché tutto ciò che viene sprecato diventa immediatamente un avanzo e gli avanzi diventano immediatamente abbandoni, cose di cui bisogna liberarsi il più rapidamente possibile. Questa è una città che ha delle cose straordinarie in uno stato di abbandono che fa accapponare la pelle e non è possibile. Quindi una carta del disuso ai fini di un riuso significa aprire e quindi indicare anche all'amministrazione quali sono i punti sui quali attivare immediatamente delle politiche che ne incentivino la presa in cura, anche in termini non solo economici e gestionali, ma anche in termini culturali. E su questo è possibile fare una serie di operazioni, lavorando soprattutto sulla manifestazione di interesse che può venire in primis dalla società civile, ma anche da grandi istituzioni pubbliche che vogliono avere un presidio a vedere. Il disuso significa anche trovare nella città che alcune cose vanno abbandonate. Bisogna avere anche il coraggio di dire: qui non si potrà mai più costruire, questo buco diventerà un vuoto, ma questo vuoto non può essere uno spazio senza qualità nei ritmi dell'edificato, deve diventare uno spazio di qualità e quindi può diventare l'architettura nella quale si disegnano altre funzioni o si liberano altre energie che provengono dai piedi che contengono quei vuoti. L'ultimo argomento che abbiamo lasciato per ultimo, ma è importante e forse il più importante di tutti, è quello che poi riguarda l'interfaccia tra centro ed esterno ed è il grande tema delle mura olimpiche. Le mura e la città, lo abbiamo chiamato. Il caso di Viterbo è esemplare, quasi un'eccezione nell'ambito delle città del centro Italia di impianto alto medievale. E Viterbo mantiene il perimetro delle sue mura intatto. Quando dico intatto, osservo una cosa. È stato liberato all'uso più selvaggio lo spazio interpomeridiano, poi immediatamente ridotto delle mura, perché quello è diventato lo spazio di nessuno e quindi di tutti, dove tutti hanno fatto quello che hanno voluto e normalmente hanno fatto il peggio di quello che hanno potuto.
Dall'altra parte però il periplo delle mura di Viterbo è un periplo straordinario, perché le mura non stanno in un circuito isometrico, cioè le altimetrie di queste mura nei fossati, nelle diverse aggiunte, per le parti turrite, per le porte, per le posterole, hanno fatto di queste mura un dispositivo attraverso il quale la città ha espresso il suo più alto livello di adattività al luogo. È incredibile. Le mura testimoniano, sono la pelle della città, come ogni pelle che si rispetti, hanno protetto il corpo, ma lo hanno anche nutrito. Quindi assolvendo questa doppia funzione che normalmente la pelle ha. E i tagli di questa pelle, cioè le porte, nello scambio tra il dentro e il fuori, sono diventati dei luoghi attorno ai quali si è costruito un agglomerato molto spesso non all'altezza del ruolo, e quindi noi su quello indichiamo all'amministrazione alcune azioni da fare che riguardano quelle che abbiamo chiamato il sistema dei luoghi. Sono 5 ambiti strategici nei quali abbiamo allargato il perimetro di salvaguardia del centro e nello stesso tempo abbiamo introdotto un doppio sistema di progetto, uno nell'ambito strategico principale e uno nell'ambito strategico di contesto, il che vuol dire che in quei luoghi la città deve attuare non all'interno, non deve trovare all'interno il sistema dei parcheggi, delle grandi ville, deve trovare in quelle aree, e quelle aree hanno una straordinaria capacità di essere anche dei buchi attraverso il quale, come si dice, la croma, il lago può infilarsi da una parte e uscire dall'altra, e quindi ricucire, rammendare la frattura che si è venuta a creare tra la città vecchia e la città nuova, per non parlare più né di centro storico e né di periferia, e cercare di considerare la città un tutt'uno. Questa operazione, basta un'operazione che serve a innescare un meccanismo simbiotico, la città moderna cosiddetta e la città antica cosiddetta, dalla loro unione devono trarre un reciproco vantaggio. Grazie. Diceva appunto Rossi una parola che è risuonente, va di moda,
l'ampiezza delle ricadute possibili che questo lavoro tecnico può avere sulla vita e sugli sviluppi dei progetti urbani della città. Allora, innanzitutto credo che sia chiaro un po' a tutti quelli che hanno già visto i elaborati, che a parte qualche apertura di scala nei primi due elaborati, in cui noi giustamente ci siamo fatti carico di collocare i termini centro storico nel suo territorio, però per il resto per lo più si tratta di elaborati che immettono contenuti progettuali all'interno di quella che di solito gli strumenti di scala di pianificazione generale danno una macchia di colore, appunto. Gli strumenti comuni adesso il piano regolatore di Roma, di solito si è rosso, città storica e comune sono più di una, diciamo, non sono solo il centro storico, ma anche le città di formazione novecentesca. Nel piano del Mainardi oggi abbiamo visto che la macchia era grigia, non rossa, forse perché viene chiamata città vecchia, diciamo, nel merito di fare questo. Però, diciamo, il limite degli strumenti comunali è quello di denominare quest'area e in questo modo in qualche modo farla diventare un corpo a sé, un corpo a parte, separato dal resto della città, di cui in realtà è parte, perché ne costituisce il cuore pulsante dell'organismo. In questo modo gli strumenti di pianificazione generale che cosa fanno? Dicono che su questo pezzo di città va applicata una particolare tutela, e ciò è doveroso, ci mancherebbe altro, no? E come lo dicono di solito abbinando degli articoli particolari, delle norme che mettono in attuazione, dei regolamenti edilizi, che sanciscono anche i limiti delle trasformazioni impiegabili sulla città storica. In questo modo al centro storico viene abbinato l'idea della pianificazione e l'idea di tutela. Tutela sì, però come fare? Questo si è detto più volte oggi, l'ha ribadito più volte questo Carpenzano, cioè come fare affinché questa parola non si tramuti nella facile affermazione, nel facile alibi, permettetemi, del niente possibile, che è poi un alibi che conduce a nulla di fatto, che è parente prossimo dell'incuria e del degrado, perché la non trasformazione non sopportano l'incuria allora. Ed è qui secondo me che si inserisce questo tipo di strumento. Si inserisce appunto, come dicevo, riempie di contenuti progettuali questa parte di città che spesso sembra avere un contenuto di per se stesso, perché è storica, non è così, non basta. E va a chiarire un'altra cosa di grande importanza che ha detto prima il direttore, cioè il master plan, come dicevo, nella lezione lunga, diciamo, che è un documento di indirizzo strategico. Cosa significa questo? Significa che non è un piano. Infatti a me non piace definire lo strumento urbanistico, come ho sentito oggi, per me è un progetto urbano di scala ampia massima, non è un piano. Se non è un piano cosa significa? Significa che non produce da domani un sistema di regole, non produce norme, non produce un sistema anche di vincoli, non diventa da domani una regola operativa. È piuttosto, come dicevo, un modello di indirizzo strategico che intende suggerire per i successivi livelli di attuazione le strategie per la valorizzazione del centro storico della città, e saranno poi successivi livelli di attuazione nelle loro varie forme a tradurre in regole queste previsioni. E quindi per questo motivo, per l'adattabilità che si richiede a questo strumento, se vai avanti, vabbè, si vede dalle tavole, no, ancora avanti, è evidente che noi, a differenza di uno strumento pianificatorio, dobbiamo sempre accompagnare le nostre previsioni progettuali a delle rappresentazioni analitiche, proprio perché è uno strumento che deve adattarsi anche a successive letture, a successive interpretazioni. Ciò detto, ovviamente potreste pensare, ripeto, soprattutto chi fra quelli che sono qui stasera non è addetto ai lavori, potreste pensare che a questo punto abbiamo partorito un topolino, no? Perché diciamo, insomma, abbiamo uno strumento che di fatto non riesce a essere incisivo realmente. E secondo me questo invece è proprio il punto importante, ed è proprio questo l'equivoco nel quale non cadere. Perché a mio parere, è proprio per il fatto di non dover tramutarsi domani in una legge, in una prescrizione urbanistica, che questo strumento è veramente profondamente efficace nella gestione delle trasformazioni della città. Io credo che sia questo lo spirito con il quale l'assessore Carpenzano stamattina diceva della pericolosità delle regole, che a volte i sistemi di regole, diciamo, miratamente
estremamente vincolistici generano alle volte il loro contrario. Questa mattina dicevo, si trasformano in sistemi di deroghe. E quindi io con ciò voglio porre l'attenzione proprio a questo fatto, che proprio per il suo stare sul piano di pianificazione, azioni strategiche, che il master plan riesce, può essere uno strumento formidabile nelle mani delle amministrazioni pubbliche e delle comunità. Per il fatto di non sentire su di sé, diciamo, il peso molto limitante, anche politicamente limitante, spesso in un'immediata realizzazione di norma, il master plan può permettersi di affrontare le cose con uno sguardo a largo raggio di lungo periodo, e si può anche per esempio permettere la libertà di dire, come abbiamo fatto, come vedrete in alcuni elaborati, che certe destinazioni d'uso, certe localizzazioni sono assolutamente incongrue dove sono oggi. Certo, vuol dire che non possono esserci, sono semplicemente incongrue, vanno delocalizzate. Può per esempio anche permettersi di mettere alla pari dei temi che normalmente in uno strumento pianificatorio di prima attuazione non si riescono a mettere alla pari, perché giustamente il sindaco usava sempre la parola anche nel suo intervento, no? Ma sì, è importante il turismo, ma anche la residenza. Io lo dissi, mi ricordo nel mio primo intervento qui, cioè ritenere Viterbo una realtà solo turistica ci porterebbe chiaramente a partire con piedi sbagliati, ma non è possibile eludere questo aspetto dello sviluppo del centro storico di Viterbo. Mi sembra che l'assessore stamattina parlava di polidimensionalità dell'intervento nel centro storico. Ecco, io credo proprio che la forza di questo strumento sia nel poter tenere insieme piani che mettono appunto vicini il programma di riqualificazione della residenza in centro, di sviluppo e di incentivo alla residenza dei giovani, delle fasce più giovani, degli abitanti. Vicino, per esempio, all'idea della potrete del centro storico nei termini di quella che oggi viene definita la vivibilità smart, oppure poter permettersi di presentare soluzioni che impattano sulla qualità del turismo, come si diceva prima, ma insieme a soluzioni che impattano, per esempio, sulla qualità dell'accessibilità in centro. Ecco, per non essere strettamente operativo da domani, questo è uno strumento che si può permettere di indagare tutti dentro lo stesso piano con la stessa attenzione. Questa è la sua vera qualità. In questo modo, come se ponesse all'amministrazione e alla comunità un insieme di azioni strategiche, ma non successivamente le istituzioni di governo, ma si letteralmente pescando, possono arrivare a proporre dei programmi di trasformazione che riescono veramente a tenere insieme, a differenza di quanto l'urbanistica, diciamo, reale faceva, l'urbanistica di prima e seconda generazione faceva, possono tenere insieme diversi e differenti piani di sviluppo. È chiaro che a partire da questi elaborati poi, i diversi scenari tematici saranno tutti recepibili e differenti, quest'anno della pianificazione di tipo attuativo, ancora meglio, secondo me, a mio parere, tecnicamente avviando singoli programmi. Incentivo che è praticamente controllato nell'ambito di uno scenario predisposto dalle istituzioni di governo. Detto questo, quindi, voglio concludere e lasciare, come dicevo, la parola ai giovani, e poi dire un'ultima cosa sugli sviluppi di questo lavoro. Anche questo qua che è stato già accennato durante la mattinata, noi avremo ancora due tappe da oggi. La prima riguarda questo workshop che si terrà a ottobre, del quale secondo me il professor gli ordini internazionali che inviteremo, e voglio solo aggiungere due cose sul workshop. La prima cosa è che abbiamo invitato fra gli ospiti internazionali a tenere le lezioni due professori di progettazione architettonica e due invece di paesaggio. Con questo vogliamo proprio mettere in evidenza quanto sia importante la componente natura all'interno della città di Viterbo, come già oggi in realtà il sindaco noi ci faccio. L'altra cosa che voglio dirvi è che in realtà il workshop sarà un momento importante per voi, diciamo per la cittadinanza di Viterbo, ma anche per noi.
sicuramente prenderà spunto e arricchimento da alcune delle migliori, diciamo, proposte che saranno raccolte. L'ultima tappa, quindi, dopo il master plan, come dicevo, ci vede impegnati in questa operazione di revisione e con molta probabilità su alcune di queste prefigurazioni che abbiamo, di queste azioni che oggi abbiamo presentato, segnatamente proprio sul progetto Mura, su quello di valorizzazione di questa eccezionale cinta muraria che oggi, così come diciamo, si nasconde, non vuole spiegare tutta la sua bellezza, probabilmente su questi cinque ambiti che al momento abbiamo individuato, sceglieremo anche di stare, proveremo a proporvi un tipo di strategia più puntuale. E poi voglio dare solo un'avvertenza finale, si parlava di una parola di riposo oggi durante sia la mattinata che l'ho sentita oggi dal pomeriggio di due parole. E una sola cosa voglio dire, come dicevo prima, il master plan è uno strumento che propone uno sguardo d'insieme. Mi raccomando che questo sguardo di insieme resti quando poi le cose vengono portate all'attuazione, cioè niente può rendere, svilire questo lavoro fatto e renderlo inefficace che farsi prendere dalla logica dell'intervento di urgenza dettato dalla logica dell'impellenza. Quando anche alcuni degli interventi debbano essere temporeggiati come normale che sia, bisogna sempre che la regia, come dire, l'idea è quella che il progetto urbano nel suo insieme venga però gestito da una regia unitaria, dal piano del governo e dal piano del governo amministrativo e dal piano della progettualità architettonica. L'ultima cosa, di solito si dice quando si lavora, io lo ripeto spesso quando lavorano, quell'ottimo è il nemico del buono, perché c'è la necessità di efficienza, le volte se si cerca di arrivare all'ottimo non si aggiunge a niente. Ecco, io credo che proprio per la ragione che dicevo prima, per non tradursi subito in una regola, il master plan è uno strumento invece che ribalta questo assunto, cioè prefigura un ottimo che può guidare un territorio a raggiungere ciò che deve aspirare, cioè il buono che è l'obiettivo che qualsiasi comunità dovrebbe cercare di raggiungere. Alla luce questo aspetto che è congenito, appunto, come dicevo, della città. Vai avanti. Allora, quindi chiaramente siamo partiti dall'inquadramento territoriale, abbiamo fatto uno studio accurato che comprendeva tanto l'analisi storiografica quanto gli studi
già fare morfologici, lo studio ovviamente degli strumenti urbanistici vigenti e dei poco antecedenti per capire anche le assonanze e le divergenze, insomma, rispetto allo stato attuale, delle analisi comparative con altri centri città del centro Italia che avessero delle caratteristiche affini e il confronto di dati statistici di vario carattere, demografici, economici e linguistici. Non stiamo a entrare nello specifico ovviamente dell'analisi, mi soffermerei piuttosto su questa immagine che troverete poi pure nella prima tavola, che dà una nostra lettura di questo stato dell'arte, facendo chiaramente un focus sulla città di Viterbo. Quello che emerge e che vorremmo comunicare a tutti quanti in sala, ma anche insomma che vorremmo fosse chiaro ai cittadini di Viterbo, è innanzitutto questa posizione bacentrica di Viterbo rispetto alla Tuscia. E successivamente questa particolare conformazione geografica e morfologica che la pone innanzitutto attraversata dalla via Francigena, che come sappiamo è un percorso di pellegrinaggio molto importante che percorre tutta l'Italia e arriva fino a Roma ed oltre, e soprattutto perché vede Viterbo come veramente elemento di connessione, elemento cardine tra due importanti sistemi territoriali che sono il sistema dei Cimini, quindi il versante montano dei Cimini e quindi anche il parco regionale del Lago Virgo, e invece ad ovest l'area termale archeologica, che è già tra l'altro indicata come potenziale sviluppo turistico del territorio della Tuscia e in particolare dell'Interland viterbese. Quello che abbiamo poi notato, quindi in assoluta affinità con gli strumenti urbanistici vigenti, è un potenziamento di questi aspetti, notando nella rete delle infrastrutture un veramente complesso sistema ferroviario del territorio, infatti per i tempi passano ben 3 linee, che però potrebbe rivelarsi una potenzialità, in quanto sappiamo già da ora della presenza di un tratto dismesso, che è la vecchia orte Città Vecchia, che ad oggi ha un buon successo dal punto di vista escursionistico del trekking. Quindi da là, evidenziando i sistemi territoriali che vedete a destra, è stato semplice rilevare come questi circuiti, queste strade ferrate, in uso o dismesse, comunque si intersecano circonnavigando i cimini. Questo aspetto è stato per noi, da un punto di vista sicuramente più fattibile, l'ipotesi di creare veramente un circuito parallelo al tracciato ferrato, ciclopedonale o di trekking o escursionistico o anche in macchina, possibilmente per le persone che hanno il tipo di turista che devono visitare la città di Viterbo, ma in una versione più fantasiosa, nemmeno troppo, anche la possibilità, come in mente di Bernina, per esempio, nelle Alpi, di creare un trenino panoramico che entrante e uscente da Viterbo diventi il fulcro di un sistema escursionistico o comunque di un turismo naturalistico paesaggistico che si abbina benissimo a un paesaggio con una componente naturalistica fortissima e soprattutto un paesaggio che già di suo sappiamo avere come turisti anche i pellegrini della via Francigena. Vai avanti. Declinando questo sistema. Mettete l'accento sulla proposta. Sì. Perché siate ben più veloci sulla descrittiva, perché sennò. Certo, sì, ma. La nostra proposta mette l'accento. Ok, quindi declinando poi a scala urbana questo sistema territoriale della Tuscia, che vede quindi Viterbo protagonista, in questa carta abbiamo messo in evidenza
entra nella città e entra dentro la città storica. E da questa abbiamo individuato la possibilità di tre tipi di paesaggi intorno alla città, che sono appunto il comprensorio dei cinesi, il paesaggio della valle di Paolo, che sicuramente poi alla zona archeologico termale, e un terzo paesaggio che è un anello, un parco anulare che si sviluppa intorno alle mura e di cui abbiamo ipotizzato con, tra l'altro, una proposta fattibilissima, la possibilità di un percorso verde circolare, e quindi dei percorsi ciclopedonali intorno alle mura, e inoltre la un'ulteriore possibilità di un sistema davanti, esatto. Questi sono studi sempre sul verde e proprio esatto qua, di un sistema anche elettrico su gomma, sostenibile, che possa essere chiaramente di sostegno non tanto al sistema, non soltanto al sistema turistico, ma anche a quello di servizio del cittadino. In questa tavola, che quindi scorro velocemente, abbiamo messo in evidenza i percorsi ciclopedonali entranti nella città, gli spazi verdi collettivi che poi abbiamo analizzato con diciamo delle sottocategorie, aree da naturalizzare, aree private a potenziare l'uso collettivo da rigenerare, lo strumento della vegetazione, che è uno strumento semplice ma molto efficace, quindi diradare e densificare delle alberature per orientare delle visuali. Quindi da qui gli spazi della percezione, e quindi abbiamo fatto uno studio visivo, percettivo della città, individuando quindi sia i fronti panoramici che i punti panoramici e gli elementi, diciamo, puntuali e verticali come le torri, che chiaramente diventano degli strumenti visivi assolutamente prioritari. Sotto ovviamente la dicitura della mobilità sostenibile evidenzia questo circuito di un'area di percorso verde e nello stesso tempo di servizio pubblico sostenibile, unendo anche la possibilità di un servizio bike sharing tanto per il turista quanto per il cittadino. Passo ora la parola a Marta Montori, che descriverà la seconda tavola. In realtà, come ha fatto il professor Mattioli, ho cambiato corso d'opera al titolo perché mi sembrava fosse più corretto il verbo dei paesaggi, proprio per agganciarmi a quanto riportato nella tavola. Per agganciarmi a quanto abbiamo visto nelle slide precedenti e soprattutto a quanto abbiamo già ascoltato durante l'intervento del professor Silvio Franco, vi tengo a una forte potenzialità paesaggistica ed è al centro di una fitta rete di satelliti che ruotano intorno alla città e la arricchiscono. Tali centri si differenziano gli uni dagli altri per avere un valore paesaggistico, storico e culturale proprio. Per rinnovare quanto già stato detto durante gli incontri precedenti e per sottolineare la ricchezza del territorio di cui vi tengo il punto di attrazione principale, si voglio menzionare alcuni di essi, soltanto alcuni. Possiamo iniziare citando alcune tra le più rilevanti presenze naturali, come le sorgenti, quella di acqua ferruginosa dell'Acqua Rossa, ma soprattutto quella termale del Pulicane, le piscine Carletti, del Bagnaccio e così via. In più abbiamo l'orto botanico, il livello montoso dei Cimini, con i suoi percorsi che lo attraversano e offrono dei punti di vista stupendi. I siti archeologici, Vento, Castelasso, Norchia, le rovine d'Acqua Rossa, e infine i centri di emergenza storiche, come Villa Lanza Magnania, il Santuario della Madonna della Quercia, San Martino al Cimino, Toscania, e questo per elencarne solo alcuni. Le differenze morfologiche del territorio ci hanno spinto a suddividerle secondo tre tipologie. Il paesaggio dei Calanchi, che riguarda la parte nord-est, il paesaggio della Maremma, che interessa l'area d'ovest, e il paesaggio di Cimini, che riguarda il territorio a sud-est. Considerando lo stato di fatto,
Ci siamo resi conto che la mobilità prioritaria tra il centro storico di Viterbo e gli altri centri con luoghi di interesse è radiale, benché ce ne siano alcune andate di collegamento. Tali connessioni sono già quasi tutte esistenti in forma di percorso secondario, spesso sterrato e attualmente mal indicato. Il solo fatto di renderle attive permetterebbe di passare da una distribuzione radiale delle connessioni, dove l'andata e il ritorno insistono lungo la stessa direttrice, a una circolazione di tipo anulare, maggiormente diversificata. Grazie, aspetta. Noi abbiamo sfruttato questa connessione anulare per creare percorsi escursionistici connessi tra loro, ciclopedonali o carrabili. Per cui, analizzando ogni paesaggio singolarmente, abbiamo evidenziato tre percorsi, quelli esistenti, quelli che invece hanno la necessità di una ridefinizione del bordo, e poi ne abbiamo ipotizzato pochi nuovi tratti. Per ciascun margine è stata riportata graficamente la sua tipologia, se fosse caratterizzato da vegetazione primariale, filare alberato, verde agricolo, ciglio boscoso o parete rocciosa. Sono stati indicati luoghi di interesse, come l'impianto termale, l'area archeologica, il sito di interesse naturalistico e i luoghi di culto, e i servizi a disposizione dei territori, ovvero le strutture ricettive, gli agriturismi, le aree riservate ai camper. E nelle immagini tonde abbiamo mostrato esempi di visuali che possono essere ristrette, come per esempio quelle tra le pareti più facili della strada del Signorino, o panoramiche, come quelle che ci offrono nei monticini e nelle viste verso il lago. Inoltre, per ogni tracciato, abbiamo considerato la difficoltà e la lunghezza, riportando il tempo relativo di percorrenza a seconda del mezzo utilizzato. Complessivamente, questa è l'ipotesi di progetto del sistema di interconnessione tra le mobilità, in cui possiamo notare come sono relazionati tra loro e tra i paesaggi e il funzionamento dei percorsi. Le azioni di progetto riguardano limitati ridisegni dei cicli stradali e la definizione di un'adeguata caratteristica per rendere evidenti i principali tracciati. Il tracciato in violetto, che vedete evidenziato, è quello della strada Francigena. Questo perché il fine che ci siamo proposti è quello di potenziare il percorso escursionistico che passa proprio per l'unico tracciato e di invitare i turisti a fermarsi a Viterbo, come ha detto Angela, appunto, offrendo loro una rosa di possibilità dal punto di vista dell'offerta turistica e ponendo la città come il centro fisico di un sistema che coinvolge i paesaggi del Carantico, delle aree dei Monticini, fino ai visuali aperti della Marina. L'intento è di voler conferire importanza al rapporto tra il centro città e Stato con l'intero sistema urbano, perché siamo convinti che una seria politica di rivitalizzazione della città storica non possa prescindere da considerarla quale corpo urbano connesso ai suoi contesti. Le ragioni del sistema del centro si perdono a limitare lo spazio da venire. Buonasera. Io mi occupo di illustrarvi la nostra proposta per quanto riguarda l'estensione di quello che è attualmente identificabile come il centro storico della città. Proprio perché non riconosciamo il perimetro delle mura come limite, perciò l'elemento di discontinuità con la città nuova. Prego. Allora, anzitutto per quanto riguarda la conformazione di Viterbo, si può vedere che in rapporto a quelle del centro di Siena o di Orvieto, la città di Viterbo non è sorta in un ambito cacuminale, non è una rocca. E questo comporta dei problemi anche di percezione del centro rispetto alla periferia, però può anche essere un vantaggio. Del centro, nel senso che il centro può costituire una confluenza di valori che dalla periferia possono convergere verso il centro città e perciò il centro può sostanzialmente aprirsi all'interfaccia con il suo esterno in maniera probabilmente più disinvolta di quanto non possa fare una città arroccata. Questa è la veduta dall'autostrada, si vede che diciamo, il centro di Viterbo non è apprezzabile
dall'esterno, a parte alcune, diciamo, è sormontato dal Colle Pannonzano e solo, diciamo, nell'invaso della Valle Faul questa presenza dell'antico emerge con piena forza. Avanti. Per esempio, ci tengo a dire che probabilmente che le foto che mostro in questa presentazione sono ad opera di Francesco Galli, e come questa e anche un'altra che seguirà. Per esempio, ecco una veduta di Raffi che noi poi abbiamo utilizzato come copertina della nostra prima copertina del primo intervento che abbiamo fatto. Si vede come in questa sezione della città il centro sia apprezzabile. Andiamo avanti. Questa invece è una incisione anonima del 1650 circa, in cui è meraviglioso, forse è un non finito, perciò probabilmente l'esito è involontario, però la cosa interessante è che il centro di Viterbo qui non compare, compare il suo intorno e l'elemento di interfaccia del suo intorno che ama, insomma. Sostanzialmente si è mantenuto intatto fino al giorno dopo. Questa cinta muraria, che poi è un sistema continuo puntellato da emergenze che sono le torri, i sistemi di difesa e le sue porte, che invece sono gli elementi di connessione con l'esterno, dalle laureande che poi fanno parte del nostro gruppo di ricerca a tutti gli effetti, è stato steso come un merletto poi in delle tavole che vi presenteremo quando saranno pronte, cioè quando poi le loro tesi saranno discusse. E si può vedere tutta questa conformazione delle mura che esistono continuo, che però prende delle altimetrie differenti e in alcuni punti si interfaccia con la città in maniera felice, in altri purtroppo no. Questo, diciamo, è la premessa che ci ha condotto a un prego. A una parte del progetto che vuole aprire la connessione del centro storico al suo immediato intorno, facendolo entrare all'interno dei sistemi anche di tutela in una certa maniera della città consolidata. Questo, come vediamo nelle prime tavole di analisi, è il sistema del paesaggio delle mura, che è un sistema, appunto, come dicevo, che si compone all'interno di una linea continua di punti di emergenza e si interfaccia anche con la dimensione paesaggistica della città, più naturalistica della città. Prego. Questa è una tavola sempre di studio preliminare che analizza il processo di formazione di questa cinta muraria, che però, insomma, come vedete è abbastanza continuo all'interno di un arco temporale relativamente breve. Prego. Naturalmente questo sistema, oltre ad avere delle emergenze in se stesso, nel senso oltre ad avere delle porte e dei torrioni, è anche puntellato, su di esso sono appesi dei monumenti, delle profili, che poi entrano a far parte del sistema in un ambito di tutela, ma anche di possibilità di sfruttamento di questo sistema. Prego. Queste sono le porte principali, poi ne avevamo individuato tre porte che sono state illustrate, ma adesso non vi mostriamo per brevità, e sostanzialmente sono gli ambiti di interfaccia con la città, che ormai si può anche considerare in parte consolidata. Questo infine è parla di analisi dell'accessibilità dei sistemi della mobilità. All'interno della fase di avanzamento del nostro master plan, questo elaborato di progetto, dato che questa è una fase di analisi, è ancora sotto studio, sotto produzione. Perciò oggi non ve lo mostreremo, però il nostro impegno mostrarvelo alla conclusione dei nostri lavori. E questa, diciamo, è una tavola che illustra questo ambito strategico di interfaccia tra le mura e la città di espansione, che è quello in cui noi vogliamo
per proporre di estendere un regime di tutela che non necessariamente coincide con un regime di vincoli, o quantomeno, diciamo, nella nostra ipotesi, poi deve essere tradotto in una serie di azioni e di normative che sono mirate a una sua valorizzazione piuttosto che, diciamo, a un suo depauperamento. E questa fascia qui, poi come vedrete, ricorre anche nel suo perimetro tratteggiato negli altri elaborati del master, perché riteniamo che sia fondamentale, come sostanzialmente per molte delle città murate italiane, anche di centri come Lucca o come Ravenna, istituire una fascia di protezione in cui la presenza delle mura riesce ad essere apprezzata e goduta in maniera più agevole e più libera, se possibile, da condizionamenti particolari e spesso incomodi. All'interno di questa tavola, se andiamo a fare uno zoom, abbiamo individuato due ambiti principali. Quello che adesso qui nello schermo è una via di mezzo tra un giallo e un verde, è proprio la proposta di perimetro, di ampliamento del perimetro dell'ambito dell'interfaccia, cioè quello che noi vogliamo assimilare al nuovo centro storico, diciamo, di Viterbo, la città consolidata vera e propria, e per cui abbiamo previsto degli obiettivi e degli interventi possibili. Gli obiettivi che noi vogliamo perseguire per questo ambito sono la prevalenza del vuoto come uno spazio di qualità tra i ritmi dell'edificato. Perciò questo segue che noi non prevediamo il consumo di suolo per questo tipo di ambito, nel senso che non vorremmo che fossero ammessi degli interventi che vanno ad incrementare la superficie edificata, ma semmai possiamo prevedere, per esempio, delle operazioni di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria, o operazioni di valorizzazione. Il professor Cattenzano ne ha parlato in maniera molto, molto esplicita, su quali sono le operazioni anche contemporanee di riuso di un patrimonio immobiliare che spesso è in attesa semplicemente di poter accogliere nuova vita. E l'altra categoria, diciamo, che gli obiettivi che vogliamo perseguire in questa fascia sono gli interventi carbon zero, nel senso interventi che nel loro attuarsi non producono un consumo di CO2 oppure hanno un saldo tra il consumo e, diciamo, il guadagno, diciamo, in termini di inquinamento e l'assorbimento, esatto, pari a zero. Quali sono questi interventi che noi prevediamo per perseguire gli obiettivi? Gli interventi sono sostanzialmente due. Uno è la ricostruzione della continuità urbana e paesaggistica delle mura, quello di cui parlavo finora. Il secondo è il rafforzamento dell'assetto infrastrutturale per l'accessibilità e la permeabilità delle mura. E a questo sono collegati gli altri segni che poi compaiono in questa immagine, che da un lato sono la valorizzazione delle interconnessioni tra la città consolidata e la città di espansione, cioè le direttrici principali che poi da un lato cingono le mura in una corona anulare e dall'altro invece con un sistema spesso radiale conducono verso le porte. Questi secondo noi sono degli ambiti, delle occasioni, diciamo, per rafforzare questa capacità di connessione attraverso le mura tra le due città, che ancora sono percepite come due città. E l'altro è un discorso più percettivo, diciamo, che poi materialmente costruttivo. Diciamo, è quello mirato alla valorizzazione delle traiettorie perfette, perché naturalmente, come dicevo prima, la percezione delle mura è differita in alcuni luoghi e forse attraverso qualche intervento mirato alla valorizzazione di queste prospettive questo rapporto si può ristabilire. L'ultima cosa, e poi concludo, esternamente a questo perimetro di interfaccia più prossimo alle mura, noi abbiamo individuato dei settori di tessuto urbano
che a cui diciamo demandiamo il compito di un rafforzamento dei caratteri di qualità media urbana, nel senso sono dei tessuti che hanno per la loro natura, per il loro impianto, dei caratteri omogenei e facilmente riconoscibili, in cui per esempio si possono attuare degli interventi dal nostro parere anche leggermente più liberi sotto l'aspetto della, delle possibilità realizzative, ma che si devono inquadrare anche in un regime di regolamento edilizio anche per il decoro urbano, che tra l'altro già presente andrebbe integrato, in una logica unitaria porta al rafforzamento delle qualità che già in potenza noi riconosciamo. Tutto questo discorso è diciamo preliminare, propedeutico a un'analisi dei cinque ambiti che attualmente è in corso, che vedete nella tavola 8bis, che sarà diciamo conclusa entro la conclusione dei nostri lavori. Grazie, passo la parola. Grazie. Buonasera a tutti, adesso entriamo nel vivo di alcune tematiche che fanno direttamente riferimento alle questioni della sostenibilità intesa della triplice accezione sociale, economica, ambientale di cui il professor Carcanzano già ha ampiamente trattato nella produzione degli interventi. La città delle case e la città intelligente, si tratta di argomenti tra loro assolutamente complementari. I due casi riguardano sia le forme e i ritmi del tessuto costruito, come anche la qualità diretta dello spazio urbano e in che modo lo spazio urbano può essere a servizio di quello che è il tessuto costruito, il tessuto abitato della città delle case. Siamo partiti da quelle che sono delle analisi propedeutiche poi alla definizione degli indirizzi strategici di cui si avvale il master plan che stiamo proponendo. Si tratta di analisi basate sullo stato conservativo dei tessuti costituenti appunto la forma del centro città, che viene diviso attraverso delle aree ben definibili attraverso la lettura dei criteri dei caratteri figurativi che contraddistinguono le sue varie porzioni, come d'altra parte aveva fatto anche il piano del debattito Paolo Moretti, come aveva ben illustrato il professor Passeri anche la mattina stessa. Da questa, da questa prima lettura di quelli che sono appunto la di come appunto è costituita la città nella sua forma costruita, siamo passati direttamente ad individuare dei primi indirizzi strategici di progetto che fungono da layer sovrapposti per un'interpretazione nuova dell'immagine costruita di tempo. Vediamo come appunto in qualche modo possono essere individuati all'interno dei diversi tessuti alcuni elementi individuali destinati ad azioni di recupero, di retrofitting, di ridisegno del costruito. Sono tutti quegli elementi meritevoli di attenzione che possono avere anche possono essere afferenti ad ambiti comunque privati, ma che in qualche modo si possono rendere strategici, si possono rendere disponibili in una definizione a partire dall'elemento per la ridefinizione del tessuto stesso. Si tratta di elementi che possono essere destinati ad un target legato a quelle cosiddette fasce grigie degli abitanti, magari mediante l'incentivo da parte dell'ente comunale nell'operazione di ristrutturazione. Si può immaginare un controcambio relativo appunto all'individuazione di camere dal tipo camerato, comunque appunto per quelle fasce di popolazione che non rientrano a proprio titolo all'interno del short list dell'ATER, ma che comunque meritano attenzione e sostegno da parte di quella che è l'amministrazione. Oltre a quelli che sono gli elementi costruiti, quindi che si rendono disponibili a un disegno dello stesso edificio, del suo stesso recupero, vediamo come invece siano presenti appunto quelli che il professor Carpenzano aveva già anticipato come l'infilo urbano, ovvero quegli elementi di porosità, di vuoto all'interno del tessuto già formato, già costruito.
si rendono disponibili una volta per ogni ridisegno, una ricostruzione in essere di quello stesso spazio vuoto, che non vuole unicamente saturare la città in una logica ricostruttiva all'interno dello stesso istituto, ma che vuole invece portare a una qualificazione dello spazio urbano mediante un ridisegno della spazialità stessa del tessuto, per fornire una lettura, un'interpretazione più chiara di quelle che erano le logiche sottese alla tipologia dei tessuti che abbiamo di fronte, come anche fornire un'azione di sostegno per quanto riguarda le questioni legate all'antisismica, cercando di ricompattare un tessuto altrimenti disorganizzato rispetto a quella che invece è la forma a cui lo stesso tessuto può ambire. Vediamo come, oltre a questi interventi di tipo puntuale, sia possibile invece individuare delle superfici legate ad azioni che si prestano ad azioni di interventi di ristrutturazione quasi urbanistica, per tentare di ridefinire quegli spazi urbani che possono accogliere i servizi utili a queste nuove residenze di tipo privato. Insieme a queste c'è un secondo target, come di clienti dell'abitare, se vogliamo così definire, che è legato invece all'abitare temporaneo, all'abitare transitoriamente la città, ovvero quelli poi legati al turismo povero della via Francigena in modo particolare. Le aree quindi che sono meritevoli di una ristrutturazione urbanistica che vediamo definita all'interno di questi quattro perimetri si prestano ad accogliere delle operazioni di albergo diffuso, quindi in cui il comune stesso può promuovere azioni incentivi di recupero sempre di quegli elementi comunque oggi è stato integrato di abbandono, per offrirle poi all'interno di questo sistema in cui Viterbo diventa quindi un elemento cardine capace di organizzare al suo interno della città storica, all'interno delle mura, anche dei servizi utili all'attività turistica. Qui sottolineo nuovamente, come ha fatto la professoressa Rettano, anche perché c'è anche un terzo target che è legato invece all'abitare Viterbo in funzione di quello che è l'ambito universitario, dell'ambito dello studentato vero e proprio. Se nelle intenzioni primigenie dell'università c'era proprio la volontà di portare lo studente a vivere il centro storico, anche nella logica di sovvertire quello che è lo schema classico, no, del desaturamento, dell'abbandono delle città storiche in favore delle periferie, in questo caso purtroppo poi così non si è realizzato, perché sono state poi effettuate azioni di recupero estremamente. Noi partendo per esempio da quello che è il sconvento della mobilità in scarso e comunque dei piani superiori che saranno disponibili ad accogliere eventi universitari, come anche la parte del convento nella zona nord del centro storico, eccetera, che in qualche modo sono stati individuati come strategici per accogliere sia geometricamente per la tipologia che offrono, ma anche per il fascino che esercitano all'interno della città storica, per accogliere questo terzo target di abitanti. Quindi, ricapitolando, sia l'abitante privato che può godere dell'incentivo della ristrutturazione per quanto riguarda le porosità e gli elementi integrati o singoli, abbiamo il target legato all'abitare transitoriamente la città e il target legato allo studentato, per quanto andare avanti. Questi elementi naturalmente si completano di tutto un sistema di servizi individuati come azioni integrate rispetto a quello che è l'esistente, individuato in funzione di quello che è il decreto ministeriale sugli standard urbanistici del 444 del 68. Quindi vediamo come tutti gli elementi che sono stati individuati come strategie per accogliere l'abitante poi in qualche modo si completano nel loro immediato intorno di quelli che sono tutti i servizi essenziali proprio per vivere il centro storico stesso. Quindi vediamo come lo stesso centro commerciale naturale, che per esempio si è parlato anche stamattina, in qualche modo contribuisca e viva esso stesso di questa nuova ridefinizione puntuale che è legata, guarda caso, alle proprietà comunali che si possono rendere disponibili per accogliere nuovamente nuovi tipi di servizi comunque legati alla questione dell'abitare. Di questo poi vedremo più tardi in che modo potremo recuperare. Questa serie di azioni naturalmente si colloca all'interno di un quadro più ampio, che è quello legato proprio alla città intelligente, così abbiamo pensato di definirla. Prego Paolo.
Si tratta in questo caso di una duplice azione, come avevo anticipato inizialmente, da un lato legata alla qualità dello spazio pubblico, da un lato legato alla qualità dell'edificato in sé, che in qualche modo può intessere delle strategie tali da fornire all'abitante del centro storico tutta una serie di servizi che esulano dal normale del parcheggio sotto casa, perché chiaramente non è la vocazione del centro città, ma che comunque non disegnano tutti quella serie di servizi che invece è tipica per vivere contemporaneo. Quindi sono state individuate sempre in relazione a quello che sono le aree di pertinenza del centro commerciale naturale, delle coperture wifi essenziali anche per superare il discorso che faceva anche il professor Franco stamattina, che ha dato al turista alla sua mappa in qualche modo esploratore, ma passando quindi ad una copertura wifi dello spazio pubblico che diventa essenziale nell'ottica appunto della smart city. Ma non guardiamo la smart city, un momento sottolineo quanto ci ha detto il professor Carpezzano, nell'ottica ovviamente del servizio immateriale, del servizio etereo legato alla copertura wifi, che invece va vista nell'ottica anche di una mobilità sostenibile che si offre al centro storico. Infatti vediamo come le aree individuate già precedentemente per ospitare il nuovo vivere del centro storico poi siano prossime a tutta una serie di servizi che fanno capo al bike sharing, come anche alla qualità del sito stesso proposto dalla corretta disposizione delle fermate dei mezzi pubblici e del loro corretto funzionamento, in modo tale da incidere significativamente sul metabolismo della città storica, andando a migliorare la stessa sostenibilità del centro storico, che peraltro si offre in questo caso anche a disposizione di tutta una serie di servizi, e sono quelli appunto che già il professor Carpentano aveva anticipato, legati quindi ai nuovi bagni pubblici, come anche ai punti della raccolta di raccolta per i rifiuti differenziati. Verso due argomenti verso i quali ci tengo a sottolineare, dobbiamo guardare in modo scevro da qualsiasi posizione ideologica, cercando di accettare lo scatto come elemento costituente del nostro vivere quotidiano, che si può offrire con una corretta progettazione che può anche migliorare la qualità estetica del centro storico. Per chi frequenta le librerie addirittura non è raro trovare infatti i libri dei bagni pubblici d'Europa, penso a Vienna, penso a Danzio, abbiamo degli esempi eccellenti, non dobbiamo quindi restare ancorati alle idee che poi invece vanno viste in un'ottica di sviluppo europeo, se vogliamo in questo senso. Analogamente i punti di raccolta per rifiuti differenziati devono vivere di una qualità estetica, figurativa, tecnologica, che a loro volta vanto di quello stesso spazio urbano come servizio per l'abitare e non momento di non come momento di degrado. Prego, andiamo avanti. Analogamente, in questo stesso tipo di ragionamenti volti a rendere in qualche modo sostenibile la vita sociale del centro storico, si sposa invece con un vivere ambientale, ponendo in essere delle azioni strategiche di recupero e retrofitting per quanto riguarda l'esistente. Anche in questo caso dobbiamo fare attenzione, non ci troviamo davanti ad azioni che vanno a modificare la percezione dell'immagine della città, del centro storico, ma si tratta di azioni che possono essere congruenti con la lettura interpretativa che era stata data dai tessuti all'inizio di questa breve presentazione, ovvero individuando all'interno dei tessuti delle operazioni di alta, media o bassissima trasformazione per quanto riguarda questo tipo di interventi che ora andiamo a vedere magari con qualche campionato di una serie. Si tratta di interventi di miglioramento energetico che sono stati desunti dagli ambiti del protocollo residenziale ITER, per chi non lo conoscesse, veramente parliamo non di uno strumento di certificazione, quanto di uno strumento di attestazione della qualità sostenibile del ciclo vita del prodotto edilizio. Quindi siamo sicuramente un passo oltre rispetto a quella che è la normale certificazione ambientale, che invece è d'obbligo rispetto alle leggi 10 eccetera, e siamo invece più vicini a una certificazione di tipo LEED a stampo internazionale. Da questi ambiti noi abbiamo messo in relazione e comparato le diverse buone pratiche a livello europeo che sono state già messe in atto
puntare su persone che desunto delle strategie operative da mettere subito in campo, che riguarda sia gli interventi minimi, leggeri, che possono essere la sostituzione delle valvole termostatiche piuttosto che la caldaia con sistemi di caldaia a condensazione di ultima generazione, fino anche a definire invece azioni integrate con quegli interventi di ristrutturazione urbanistica che dicevamo inizialmente, che appunto riguarda la costituzione dell'infill piuttosto che il ridisegno del coronamento e dell'attacco a terra, qualora fosse necessario, qualora se si rendano disponibili nei manufatti per l'aggiunta di servizi integrati appunto all'abitare. Ecco, che poi diventano anche invece in maniera sostanziale relativi all'abitare, alla qualità indoor degli edifici per quanto concerne il benessere visivo interno all'abitazione, perché come era stato detto anche questo Matteo questa mattina, non siamo davanti a una decrescita felice, ma in realtà siamo davanti a uno sviluppo sostenibile che fa della generosità degli spazi abitativi del centro storico l'occasione progettuale per migliorare la qualità dell'abitare quello spazio. Quindi anche l'aggiunta di elementi vegetazionali che possono in qualche modo diventare elementi oscuranti o comunque elementi di frangisole per il controllo dell'ingresso e dell'illuminazione, allo stesso modo contribuiscono, che possono contribuire per esempio al benessere termoigrometrico dello spazio pubblico, quindi c'è già una partecipazione sussidiaria tra le scelte che migliorano l'abitare all'interno delle residenze e quello che invece è lo spazio pubblico e il centro storico. In questo senso sono un'operazione quindi perfettamente coerente a quelli che sono appunto gli indirizzi di un master plan che il cui valore va proprio ricerca appunto diceva la professoressa Retano all'interno di questa sovrapposizione di layer, se vogliamo, che può mettere a sistema sia l'abitare singolo sia la modificazione della stanza, del cappotto termico interno alla stanza stessa, dell'abbassamento del controsoffitto per diminuire la dispersione del termico, lo scambio termico con l'esterno, sia nel migliorare quella che appunto la definire come città intelligente per quanto riguarda lo spazio aperto. Concludo in relazione a quanto era stato detto all'inizio, ma io vorrei ringraziare il professor Pensano, il professor Serretano, per aver dato l'opportunità di collaborare a questa bellissima esperienza che ritengo particolarmente mia, da cittadino della Tuscia. Se posso anche aggiungere, mettendo il cappello del consigliere comunale per un attimo, un applauso all'assessorato all'urbanistica Alberto Saragoni, perché credo che questo tipo di sussidiarietà tra amministrazione e università, proprio in funzione di quella terzietà di cui parlava il professor Rossi inizialmente, possa fornire un modello di sviluppo non solo per l'urbano di Viterbo, ma ripetibile e percorribile anche per quanto riguarda le altre amministrazioni che della Tuscia fanno sistema. Anzi, questo me lo auspico. Grazie a tutti. Buonasera, cercherò di risparmiare il territorio da tutti i discorsi, per questo motivo leggerò molto rapidamente i contenuti del mio intervento. La città che si racconta e da tutto la riuso, poi tornare indietro, sono due facce della stessa medaglia. Nel primo caso il patrimonio artistico e culturale della città si offre agli altri, mentre invece nell'altro caso questo patrimonio si vuole offrire a tutti. Dai risultati del primo sondaggio che abbiamo realizzato con il Comune di Viterbo, in cui è stato chiesto sostanzialmente agli interpesi di riassumere in poche parole l'identità della città, è chiaro il fatto che si pretende dalla città di Viterbo di divenire il soggetto principale di un paesaggio unico in Italia, il paesaggio della Tuscia. In questo momento infatti il patrimonio artistico e culturale dell'Etruria meridionale è un arcipelago di luoghi privo di quello che Roland Barthes definirebbe un centro in cui andare, da cui tornare, un luogo compatto da sognare e il rapporto al quale dirigersi e allontanarsi. Viterbo, cuore della Tuscia, è una necessità, la necessità di assumere una identità non da un singolo luogo o da un fatto, ma da un patrimonio paesaggistico e ambientale. Un paesaggio che in maniera piuttosto grave, soprattutto all'epoca del Global Tour, è ancora indefinito nell'immaginario collettivo.
come è anche peraltro emerso dai documenti e dalle ricerche fornite da Silvio Franco. La Tuscia infatti è Bagnoregio, Tuscania, Bolsena, ma non è Viterbo, o meglio, Orvieto, Pitigliano e Monterano sono identificate come Tuscia ancora prima del suo vero capoluogo. L'analisi del turismo e del sistema ricettivo in generale, soprattutto comparato con altre realtà analoghe che noi abbiamo individuato in Arezzo, Ascoli Piceno, Orvieto e Siena, ha permesso di stabilire sostanzialmente che Viterbo, allo stato attuale, non è senz'altro una realtà turistica dai grandi numeri, ma comunque un centro di interesse neanche affatto marginale, sostanzialmente il dato sul quale vi invito a soffermarvi è il numero dei turisti per abitante. Il numero dei turisti per abitante è poco superiore ad Ascoli Piceno e ad Arezzo, ma assolutamente incomparabili con le grandi realtà turistiche di Siena e di Orvieto. Quindi la risposta è un centro in qualche modo al limite, ma che tuttavia non gode di una salute precaria come altre realtà comparabili. Dalla fotografia che abbiamo fatto dell'attuale assetto turistico viterbese, analisi che esclude i grandi eventi perché marginali rispetto alla quotidianità e difficilmente quantificabili, quindi, emergono una serie di episodi puntuali che non hanno alcuna caratteristica sistemica e che spesso si trovano in stato di parziale o totale abbandono. Il patrimonio è offeso non solo da una scarsa cura e tutela, ma anche da una tanta mancanza di regole. Regole non intese come vincoli sull'edificato, ma regole comportamentali di utilizzo della città storica. Un ospite in casa altrui cerca di attenersi ad una serie di norme comportamentali non scritte, ma comunque codificate. Si pulisce le scarpe prima di entrare, si toglie il cappotto e nei casi ovviamente di maggiore zelo cerca di abbassare anche il tono della voce. Ecco, lo stesso deve avvenire all'interno di un centro storico prezioso come quello di Viterbo. Ma oggi sappiamo che non è così. Ai turisti è infatti consentito entrare con i pullman in piano centro. E oggi sappiamo quindi che non è così. Ai turisti è infatti consentito entrare con il pullman in pieno centro e una volta scesi si trovano a loro volta circondati da una mobilità incontrollata che raggiunge, come sappiamo bene nei viterbesi, vertici di barbarismo quasi grottesco durante il sabato sera. Con la nostra proposta progettuale desideriamo pertanto conferire alle mura la dignità di una soglia. Una soglia che i turisti devono varcare a piedi. Allo stesso tempo deve essere restituito agli ospiti della città il paesaggio delle mura, soprattutto in alcuni scorci selezionati, perché a nostro avviso è possibile, anche con poche e semplici azioni, ritrovare la città che ha affascinato tanti viaggiatori nel corso del tempo. Ricordiamo Michele Montaigne, Goethe, per arrivare anche a Pierpaolo Pasolini. Una volta varcata questa soglia, i turisti devono sapere dove andare ed in questo senso la città che si racconta deve divenire il racconto delle esclusioni. La pluralità di fatti e di significati della città di Viterbo ha bisogno di essere diradata, semplificata, per divenire trasmissibile agli altri. Non si può raccontare tutto, ma si può cercare di fare un bel racconto e di raccontare una bella storia o anche una serie di piccoli racconti, ma attraverso una prosa semplice fatta di poche immagini chiare, in grado di sedimentarsi nella memoria dei visitatori. Abbiamo pertanto definito un itinerario commerciale principale che abbiamo chiamato centro commerciale naturale, un termine forse poco sexy, come direbbe qualcuno che è in questa sala, ma che nel mondo del commercio rende benissimo l'idea.
E questo itinerario individua sostanzialmente tre fatti. La via francigena, da percorrere a nostro avviso in senso inverso, partendo quindi dal Colle del Duomo per arrivare a Piazza della Rocca. E poi le altre due grandi realtà territoriali della città storica, San Pellegrino e Piano Scarano. Questo percorso, che a nostro avviso descrive una figura della recettività nella città storica viterbese, è caratterizzato da una sequenza di accadimenti architettonici e urbani. In primo luogo sono stati individuati una serie di edifici che attualmente hanno un uso improprio, non conforme all'immagine di un centro commerciale naturale, per esempio cantine, rimesse delle automobili, case, abusive, banche, attività economiche incompatibili con un centro storico. In via Nuova Roma riteniamo che turisti e automobili non possano concludere simultaneamente. Pertanto, dove è possibile, si è cercato di pedonalizzare l'area commerciale. L'area commerciale, l'area pedonale è questa qua che vedete in giallo acceso. Per ultimo, abbiamo cercato di individuare una nuova centralità turistica all'interno di questo percorso, ipotizzando quindi per il Palazzo Farnese la possibilità di divenire il nuovo museo della città di Viterbo, poter raccogliere le storie e le forme della città dei papi, anche attraverso l'utilizzo delle moderne tecnologie. Il progressivo abbandono, la progressiva perdita di significato di numerosissimi luoghi della cultura nella città storica ha avuto per Viterbo conseguenze non così visibili dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, sia per le dimensioni del fenomeno, sia per le risorse economiche necessarie per restituire alla città gli spazi abbandonati ormai da decenni. Vorrei ringraziare anche per parte di questi defunti Daniele Pannini, che ha effettuato una ricerca per conto di Riccardo Valentini. Come si può facilmente evincere da queste immagini? I protagonisti di questo costante depauperamento del patrimonio sono, o siamo, un po' tutti. Non c'è un unico colpevole al quale vanno attribuite le principali responsabilità, ma certamente il padrone di casa, in questo caso l'amministrazione comunale, ha l'onere morale di avere cura dell'intero patrimonio esistente, anche quello che non è di diretta competenza di un'amministrazione. Dalla radiografia del centro storico emerge un preoccupante mosaico del sottoutilizzo e che a onor del vero comprende fatti estremamente eterogenei, dall'edificio fatiscente in stato di totale abbandono al cantiere decennale fino al vuoto urbano in attesa, come l'abbiamo definito. Dalla grande varietà di colori che compongono questo mosaico è altrettanto facile riscontrare una pluralità di responsabili, sia pubblici che privati. Dal punto di vista propositivo abbiamo cercato di qualificare il patrimonio dismesso cercando di disseminare una moltitudine di funzioni che possono trasmettere alla città quell'impulso propositivo di cui ha bisogno. Alloggi per studenti e, come avviene in molte realtà europee, sale addirittura aperte tutta la sera, dal giorno alla notte, per l'Università della Tuscia, ancora, come abbiamo detto più volte, troppo poco presente all'interno del tessuto storico e sociale della città. E infine abbiamo previsto una serie di servizi per la cultura del tempo libero e anche nuove strutture ricettive. Sappiamo bene che sarà molto difficile trasformare in fatti urbani tutte le nostre proposte. Tuttavia, anche se riuscissimo a rispettare solo in parte quanto proposto per la rigenerazione del patrimonio sottoutilizzato, questo progetto avrebbe raggiunto gran parte degli obiettivi proposti. La speranza è quella di restituire significato al patrimonio del passato con gli strumenti e le tecniche del presente, per dare al futuro della nostra città una prospettiva concreta. Grazie. No, ma gli ultimi saluti li farà l'assessore. Devo dire che è una lunga maratona, però voglio segnalare una cosa. E questo
della squadra che io ho l'onore di dirigere sono proprio bravi. Anche il sindaco. No, tra l'altro devo dire che è anche interessante sentirgli dire no, abbiamo è bellissimo, perché significa che ognuno di loro ha fatto proprio questo lavoro. E questa sì. E questo fatto rientra, diciamo, anche in uno dei compiti importanti di questa assunzione, quello di sviluppare un rapporto nel quale i giovani possono crescere in termini di competenza e di abilità, farli diventare partecipi e responsabili del prodotto che si fa insieme, in modo che possano difenderlo con le unghie e con i denti, ma nello stesso tempo anche aprirlo al confronto. Questo è un altro dato importante. Io ho scelto molti viterbesi, Paolo stesso è viterbese all'interno di questo gruppo, perché poi penso anche che il lavoro del professionista, dello studioso, riuscirà a coagulare meglio la sua forza all'interno di un territorio nel quale sente il radicamento, quindi anche, diciamo, sia la rabbia di poter vedere una cosa che gli appartiene trascurata e anche la voglia di proiettarla in un futuro migliore. Questi sono ingredienti fondamentali per uno che si occupa di didattica. Queste cose sono importanti. In un momento nel quale naturalmente non vogliamo fare né i psicologi, perché non ci interessa, ma neanche gli etichettatori. Cioè, questa è gente brava, appunto. E quindi sono molto orgoglioso del fatto che hanno presentato questo lavoro in una maniera chiara, inequivocabile. Ci tengo a dire che questo è uno dei passi che noi faremo. Io ringrazio ancora loro per la generosità con la quale poi queste idee sono state messe e scritte all'interno di documenti che rimangono a testimonianza di questo sforzo, e ci sarà un momento in cui ovviamente tutto questo diventerà un libro, non per le velleità accademiche, perché poi scripta manet, questo è un momento nel quale la comunità si è dato il compito di rivedere da un'altra prospettiva lo stato del suo patrimonio, di proiettarci nel suo futuro. È giusto che queste intenzioni vengano anche scritte come minimo. Poi, se qualcuno riesce anche a promuovere delle azioni che riescono a concretizzare, diciamo, una parte, solo una parte di quanto abbiamo prospettato, beh, è meraviglioso. Noi non facciamo niente per i progetti derealizzati, perché crediamo anche nella forza di ciò che si afferma, dell'idea. Crediamo nella forza dell'idea, pensiamo che le idee aprono visioni e le visioni generano altre idee. E quello che si fa quando discende da un'idea è sempre il frutto di uno sforzo collettivo nel quale persone si sono costruite, come dire, un sistema attorno al quale ragionare per il bene comune. Quindi io vi ringrazio della vostra attenzione, vi do l'appuntamento a ottobre per la maratona del workshop e passo all'assessore il saluto finale, ma ringrazio tutti per la vostra pazienza e l'attenzione con la quale ci avete seguito. Grazie. Grazie a tutti, grazie professore, perché ha saputo introdurre il lavoro di tutti in maniera veramente, ci ha preparati, e grazie a tutte le relazioni, perché si è delineato uno scenario, orizzonti nuovi che ci impegneranno nel prossimo futuro. Allora io ringrazio tantissimo la professoressa Gaetano che è riuscita, penso, a comunicare bene il senso del master plan, della sua puntata. E se mi permette, vorrei aggiungere un altro punto a favore del master plan, che giustamente io certe volte dico uno strumento laico, perché non è codificato da
da nessuna legge, a differenza dei vecchi strumenti che discendevano dalla legge che ne dettava il contenuto, ne dettava... Ecco, un altro punto a favore, oltre a tutti quelli che ben ha spiegato, e che lo rende anche uno strumento, come dire, trasparente, è la sua... nel tempo, come dire, adattabilità, perché noi questo strumento lo certificheremo ogni anno, metteremo in discussione ogni 2 anni, quindi ne metteremo in discussione le scelte, perché si può sbagliare, e ne drizzeremo il tiro laddove la scelta è fallimentare. Io direi che questo è un altro punto a favore rispetto ai vecchi strumenti, che insomma è molto forte. Allora, da tutto questo, da tutte queste relazioni che io ho ascoltato veramente con grande interesse, perché sono state dettagliate, un'analisi veramente meticolosa, ma condotta anche con modernità, con veramente faccio i complimenti a tutti, dal primo fino all'ultimo, e devo dire che sono sempre più convinta di aver fatto la scelta giusta, nel senso di aver scelto per il centro storico questo strumento piuttosto che altri, e che sono anche convinta che è stato affidato a mani che giuste, che migliori non potrebbero essere, quindi veramente non sto a commentare tutte le vostre scelte. Da tutto quello che ho visto però diciamo, ho avuto anche il conforto di capire che in qualche modo abbiamo anche avviato come amministrazione delle scelte giuste, qui c'è anche l'assessore dei lavori pubblici. Per esempio vi comunico che è in partenza, poi magari se viene qui qualcosa dice anche lui, è questo parcheggio di scambio di pullman che per esempio, merito alla relazione dell'architetto Marquardi, non consentire più questa aggressione dei pullman nella città storica, nobile, come viceversa abbiamo fatto una manifestazione di interesse per le colonnine per incentivare il car sharing, il bike sharing, tutta la mobilità elettrica e anche altre cose. Quindi diciamo che in un certo senso abbiamo imboccato la strada giusta, però c'è molto da fare, perché dobbiamo fare anche il tesoro delle azioni e mettere in pratica le azioni. Però ecco, per esempio domani insieme all'assessore allo sviluppo economico, che oggi è assente perché deve andare a Roma, abbiamo una riunione per le reti di impresa. Io conto di portare, di proporre la planimetria elaborata da voi sul centro commerciale come fase di lancio. Quindi già qualche azione è partita o sta partendo. Per cui vi ringrazio davvero, mi auguro che queste tavole, questa mostra, riusciremo a lasciarle e farle girare in città. Io vorrei fare una mostra itinerante nei luoghi, diciamo così, sensibili. La vorrei portare per esempio alla Facoltà di Ingegneria, che collabora con noi tantissimo per tutto ciò che riguarda l'innovazione, l'energia, eccetera. Quindi può essere un luogo dove possono essere spunto di ulteriori riflessioni. La vorrei portare alla Camera di Commercio perché sintetizza le associazioni economiche a tutti i livelli, e poi in altre parti della città dove queste tavole possono essere lo spunto di ulteriori approfondimenti, perché insieme, e dico insieme, potremo veramente realizzare un progetto del futuro di questa città che io dico sempre che è la città di noi, è la città di tutti, non è lo spazio né dei residenti né dei commercianti, è la città di noi, come hanno ben evidenziato tutte le varie proposte che si sono succedute finora. Io vi ringrazio tanto, se l'assessore, se andrà, puoi venire a dire 2 chiose su quello che stai facendo che può essere di utile a questo progetto che abbiamo parato. Io mi sono permessa di anticipare il parcheggio perché l'hanno tirato fuori. Insomma.
chiari, diciamo che il lavoro è stato apprezzabile e di inquadrare questo sviluppo della città in uno strumento che ben definito dal presidente Salaroni in qualche maniera utile, adattabile, eccetera, e comunque lavorare dentro una cornice è senz'altro più efficace, anche se definiscono meglio gli obiettivi, quindi sono assolutamente d'accordo sulla scelta intrapresa. Ecco, seguivo alcuni passi, l'assessore l'ha sottolineato uno, come in qualche maniera, pur in assenza di questo strumento qua, che secondo me è assolutamente importante, l'amministrazione si sia mossa proprio su linee già indicate, immagino che sia stato anche sotto delle informazioni che l'assessore ha fornito per il progettismo, uno è il parcheggio di scambio fuori porta favore per evitare questi burma, l'altra cosa importante è che entro l'anno verrà spostato praticamente il parcheggio, il terminal, scusate, dei mezzi del TPR dal secondo per evitare, no? Questo intasamento anche del parcheggio, una cosa che dei pubblici, perché privati, questo intasamento di mezzi e facilitare invece il parcheggio di questi burma turistici vicino alla benzina ristrutturata che sarà una porta interattiva, virtuale, di presentazione della città. Quindi c'è un nuovo combustore anche un trasporto pubblico locale e quindi si sta lavorando. Ora con la cornice per le fine su tutti lavoreremo meglio e tutti difendiamo meglio gli obiettivi. Io ringrazio la mia collega, ringrazio questo staff che ha lavorato così bene, ora vedremo di riassumere questi motivi, di questi percorsi da intraprendere, io direi anche che possiamo consultare velocemente e distribuire e quindi c'è da lavorare molto, sono contento che tutti insieme ce la facciamo, da soli non ce la facciamo, anche se è molto importante ovviamente per il responsabile del nostro, ma sempre la partecipazione di tutti. Vi tengo poi crudo, l'assessore lo sa, ci stiamo lavorando anche insieme, comincia a destare interesse anche da parte degli investitori privati, quindi è una città probabilmente che noi stessi sottovalutiamo, abbiamo fatto grandi errori, ma in questo momento così complicato, così difficile, così congiunturale, abbiamo una buona speranza, presto presenteremo società che intendono investire su questa città. Quindi dobbiamo ritenerci, tra virgolette, anche fortunati che abbiamo queste possibilità di sviluppo che speriamo porti in economia, come diceva oggi il sindaco, non si alza in contatto con la città, non c'è, insomma, delle politiche anche difficoltà di economia, perché se non c'è economia non si cresce, non c'è ricchezza, non c'è benessere. Io ovviamente sarò presente nello shop di